Buonasera a tutti. In questo nuovo video vi vorrei parlare di una questione delicata. Non ho ricevuto risposte nei video precedenti, quindi ne vorrei qualcuna. Tutti sappiamo dell'attentato delle Torri Gemelle e la triste questione del terrorismo islamico. Bene, che cos'è l'ISIS? Innanzitutto l'ISIS nasce da una cattiva interpretazione del Corano. Ricordo che Maometto, quando scrisse, diciamo, il Corano, era, diciamo, come ho detto precedentemente, ispirato dall'arcangelo Gabriele. Bene, diciamo che il periodo della vita di Maometto si divide dal 622 al 632, che è il periodo di Medina, quello precedente è il periodo della Mecca. Ora, abbiamo detto che, diciamo, che il Corano era innanzitutto rivolto contro le tribù arabe che praticavano il politeismo e che arrivavano ad adorare addirittura 360 divinità, una per ogni giorno dell'anno. Naturalmente, contro questo politeismo sappiamo che erano rivolte anche la religione giudea e quella cristiana, quindi sia l'ebraismo che il cristianesimo erano contro questo politeismo. E quando Maometto quindi scrisse il Corano, diciamo che le sure del Corano, quando dicono infedeli, non erano rivolte agli ebrei cristiani, ma il termine infedeli va rivolto, semplicemente contro questo politeismo. Quindi l'ISIS, nasce da una cattiva interpretazione delle 114 sure coraniche, e l'invito non è, diciamo, ad abbandonare il cristianesimo o l'ebraismo, ma l'invito ad abbandonare il politeismo. Ora, quando noi sentiamo dire guerra contro gli infedeli da questi estremisti fanatici islamici, possiamo dire che la loro non è una interpretazione del Corano del tutto esatta, non è naturalmente quella che avrebbe voluto Maometto. Quando anche vengono uccisi negli attentati che ci sono stati, come c'è stato a Parigi, nell'attentato delle Torri Gemelle, anche se allora era stato Al-Qaeda e Bin Laden, vengono uccise donne, vecchi e bambini, ciò va contro i comandi del Corano, quindi contro le sure. E quindi come possono pretendere costoro di fare la volontà di Dio se vanno anche contro le sure del Corano? E diciamo che questi dell'ISIS uccidono in nome non di una religione che nasce dalla corretta interpretazione del Corano, ma in nome di un fanatismo che trova le proprie radici forse nell'odio contro i cristiani. A questo proposito forse si può risalire alle crociate, però ricordiamo che le vere ragioni delle crociate non furono religiose, ma quanto più politiche ed economiche. Infatti sappiamo che sia cristiani che musulmani si contendevano il dominio di Gerusalemme. Bene, l'ISIS quindi è un'organizzazione terrorista moderna che non si può neanche definire islamica, perché definirli islamici sarebbe come insultare tutti i musulmani. Possiamo dire che l'ISIS è qualcosa di abominevole in sé alla religione musulmana. E quella che fanno loro è che dicono di fare la jihad. In realtà non è neanche la vera jihad, che dovrebbe essere rivolta contro i politeisti e non contro coloro che appartengono alla religione del libro, cioè che hanno ricevuto, sempre secondo il profeta Maometto, la rivelazione divina prima del Corano. Quindi hanno ricevuto la Bibbia come rivelazione divina, ovvero ebrei e cristiani. Diciamo quindi che l'Islam si riallaccia in un certo senso anche alla tradizione giudeo-cristiana, e rinnegare questo, come fanno i membri dell'ISIS, che abbracciano un radicalismo fondamentalista che non ha ragione d'essere. A questo video io vorrei la risposta di qualche musulmano, perché finora non ne ho ricevute, forse hanno visto i miei video ma non hanno voluto rispondere. Quindi diciamo che l'ISIS è più che altro un'organizzazione politico-terrorista, e se poi questi pensano di andare in paradiso uccidendo gli infedeli, si sbagliano, perché nel momento stesso in cui uccidono donne e bambini e vecchi in quegli attentati, commettono un peccato, e non penso che vadano in paradiso, anche secondo le concezioni coraniche. Ricordo che il Corano parla anche di Iblis, che sarebbe il diavolo della concezione anche giudaico-cristiana, quindi coloro che fanno questo sono
tentati da Iblis, se Iblis esiste, ovvero il diavolo. L'ISIS, quindi, più che un'organizzazione musulmana, la definirei un'organizzazione che fa la volontà di Iblis, cioè del diavolo musulmano. Loro non combattono il politeismo, ma contrastano delle persone che abbracciano anche il monoteismo. Noi sappiamo che l'Occidente, nonostante tutti i suoi difetti, è in gran parte cristiano. Io qua non voglio parlare, per esempio, degli americani o degli inglesi, dei francesi. Voglio parlare soltanto del fatto che tutto l'Occidente in genere abbraccia il cristianesimo. L'Islam potrebbe trovare un suo posto se non fosse per questi estremisti che minano le radici stesse dell'Islam senza rendersene conto. Chi vede questi terroristi ha tentato di fare di tutta l'erba un fascio, ma in realtà non è così. Quindi l'ISIS, ripeto, nasce da una cattiva interpretazione del Corano. Il terrorismo nasce da una cattiva interpretazione di quello che voleva dire Maometto sulla jihad, cioè sulla guerra ai non credenti, che sarebbero i politeisti, però non credenti non era riferito agli ebrei cristiani. E con questo diciamo non voglio fare discorsi politici, ma voglio soltanto mettere in luce alcune caratteristiche. Naturalmente, da questi attentati dell'ISIS nasce poi la paura dell'Occidente nei confronti dei musulmani. Naturalmente non penso che ogni musulmano sia un terrorista, questo non trova ragione d'essere, perché una corretta interpretazione del Corano non porta a fare attentati. Quindi direi che non è neanche un'interpretazione rigida, ma è un'interpretazione radicale e neanche, non è neanche un'interpretazione, è qualcosa di inventato. Quindi l'ISIS è un'organizzazione che non vorrei più neanche nominare. D'altro canto, sappiamo che gli americani sono spaventati da questo terrorismo, vivono nel terrore costante dei musulmani, della religione islamica, appunto che Trump aveva minacciato di proibire la religione islamica, ma questo non si può fare perché è anticostituzionale. Tutte le religioni sono ben accette in Europa, in Italia e anche in America, e ognuno esprime a proprio modo la fede che è in Dio. E con questo vi saluto. E nel prossimo video non parlerò più di Islam, però vorrei finalmente una risposta a tutti questi video che ho fatti sull'Islam, per avere così un dialogo e un punto di vista, tenendo conto che io sono cristiana, ma che partendo da una corretta interpretazione del Corano si può giungere a capire alcune cose. Contro il politeismo posso capire l'atteggiamento, ma non posso capire una jihad promossa contro i cristiani e gli ebrei che praticano la religione in un Dio unico. Ricordo sempre che San Francesco fu ben accolto da un musulmano, da un califfo musulmano. Quindi non viviamo più al tempo delle crociate. Le crociate sono volute solo nel campo di un fanatismo religioso estremo. Attentati, bombe, credere di andare in paradiso quando si muore, quando questi si fanno saltare in aria. Ciò non ha nessuna ragione di essere. Si vadano a rileggere il Corano, questi che fanno questi attentati, e vedano che cosa dice realmente il profeta Maometto. Forse leggendolo gli si aprirà la mente. Con questo vi saluto, è tutto.